Buonasera, ben trovati all'appuntamento con le breaking news di Teletrura di questo 8 febbraio. Dopo l'incidente stradale di ieri a Mercatale, che è costato la vita ad un uomo di 39 anni, il sindaco di Bucine, Nicola Benini, sollecita la provincia di Arezzo a progettare una rotatoria sull'incrocio teatro dello scontro. In questo preciso punto, infatti, nella SP16, anche lo scorso anno si verificò un incidente mortale. E adesso ci spostiamo dal Val d'Arno alla Val Tiberina. Appena 48 ore fa il colpo a Sansepolcro, nella zona del Melello. L'auto dei banditi fermata a Terni forza il posto di blocco e caccia quindi ai ladri. Non è da escludere che abbiano colpito in precedenza sempre al borgo. Ed infine buone notizie per la Cortona Sviluppo, società in house del comune etrusco, che ha presentato un bilancio 2022 inutile con un fatturato in crescita del 35%. Quindi i numeri ed il bilancio in attivo danno ragione alla strategia del nuovo CDA, più di 1.161.000 euro di fatturato, positivi in particolar modo i conti del mattatoio e della convegnistica. Anche per questa sera è tutto, arrivederci.